qui ragazzi, parlerò Zidonino, prego. A Zidonino, vado portato, Zidonino, prego. Dai, andiamo. Aprici la sua storia a Cristo, dai. Figure in merda, frate la sacristana! Ma quale frate la sacristana? Questo ti ho detto prima, è Angelo, Angelo Custode! Custode chi? No, Maria, è il mio custode. Tuo custode è pure il mio, e non l'hanno trovato a me. Ha fatto una bella riunione con Dominio, ha messo un bello video a Citofa. Ci sei il buon custode, ad affaticare! Anzi, se no mi fai preoccupare, Claudio! Che è successo? Scavise! Ci fatto un suono esagerato, Claudio! Racconta! Vai. Ma è quanto a fronte, Claudio! Fronte? Ma ci sono che te siamo in paradiso! Io però mi credevo che siamo in un locale a luci rosse! Poi in questo sogno ci sei pure uno vestito da dolurio, pari! All'uno! Sei per l'Angelo Custode! Angelo Custode! Vuoi bere? Ma che sogno? Eppure siamo una vita intera, ci fa quella domanda. Chissà quando morimmo a doia. Chissà come sarà la dalla. Chissà chi ci sta. Oppa, che stai? Mi pare un albergo. Ogni morto è una stanza sua. Sai che mortone in questo albergo, mamma mia. Io? Qualche viaggio di piacere. Piacere? All'inferno. Cadi a s'accordo come pare. E tu invece? Io mangiavo la pastina riscaldata e le donne, una, brutta, ma sono pure sposata. Mangiavo con mano a batonino. Mi sono fatto un cuore così per mantenere. Bravo figliolo, tu andrai in paradiso. Cioè, ma avete capito? Uno perché in paradiso ha da fare una vita d'inferno, non ci capito? Pensate, una volta mio nonno trasetta a casa, ha rapetto la porta, c'è tu aiuto. Ha fatto un bello regalo a tutta la famiglia. Ha cattato una cappella, ci mettiamo tutto quanto a rire. C'è Dio no, e nel mezzo che accattavano i pulmoni, c'è ma fanno città a mondo verde, c'è mangiamo questi soldi, ma va a fango! Ma quando è successo? Stamattina. Ma tu che stai dicendo? Io l'ho visto ieri sera. Ma chi l'ha morto stamattina? Ma tu che stai dicendo? Io l'ho visto ieri sera. Chi l'ha morto stamattina? E tu che stai dicendo? Aiuto, tu mi eravigli che l'avevi visto ieri sera, tu si ovviri fra una semana, ti meraviglia, c'è! Garibaldi e Vittorio Emanuele si incontrano in coppa a pompa di benzina. Ma no, coppa a pompa di benzina! Ma che stai dicendo? Tu sei venuto in pompa di benzina, all'epoca! Beh, allora come fai a dire che si incontrano in coppa a pompa di benzina se all'epoca non ci stavano i pompi di benzina? Ma se all'epoca c'erano i cavalli! E perché i cavalli vanno a benzina? Appunto! A roccia mietta a benzina o cavallo! Stavano cambiando la ruota! A roba o cavallo, cambiamo! Retina la carretta! La carretta! Cavallo mi c'ha le ruote! Cavallo c'ha i cosi là, bum 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 bum. Ma nubile, una motocicletta allora. I cosi. I cosi, che i piedi. I piedi. E allora era un tavolo. Perché il cavallo non c'ha i piedi. Vedi, il cavallo è un animale. E tu sei un animale e tieni i piedi. O cavallo tieni i piedi. Noi siamo esseri umani. E in quanto esseri umani abbiamo i piedi. Il cavallo è un animale, quindi ha le za. Le za. Le za. Le za. Le za. Ne, le zanne, le zanne. E corno sottengo per il suo fu. Retino, quello è il mammut. Sì, il mammut è la mamma del cavallo. E la nonna chi è? La nonnut. Oh, padre. Il paput. E allora perché il cavallo si chiama cavallo? E che ne sa, ci sarà asciuto fare razza, sto cavallo. Stai insieme, bro, o cavallo che è il suo clomene.